Borsetti. Sì, 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 lo conosco, certo. Lo conosco. Non siamo amici, diciamo, non ci frequentiamo così, ma come vicini abbiamo un rapporto tranquillo, ci salutiamo. Ecco, la notizia quando l'ha presa lei di questo fermo clamoroso? La notizia l'ho presa praticamente, sono arrivato a casa, erano le 6:30 e mi comunicano i ragazzi che c'erano questo andare e vieni qua di... cioè c'erano i carabinieri così. Già alle 5:30 avevamo visto arrivare la fila di la processione di macchine con il seguito dei carabinieri. Dopo, vabbè, io dico, gli avevo dato la colpa che magari, perché hanno detto che poi avevano visto sua moglie che piangeva. Ho pensato al momento che era vicino di casa, che siccome non erano in ottimi rapporti, così magari fosse successo qualcosa. E invece non erano in buoni rapporti tra vicini di casa? O... sì, esatto, tra vicini di casa. Poi sentono i vicini di casa che hanno detto che hanno trovato l'assassino di Yara. E alle 7 ero lì che facevo palestra e così sento Radio 24 che comunica appunto questo, l'assassino è stato trovato, è uno di Mappello. Mappello no. Ah, detto che viene da Clusone. Ah. Cacchio, ho fatto 4+4, io sapevo che lui veniva dalla montagna. E allora ho detto, cavoli, è stato beccato, non lo so, non... Ce lo descrive, che tipo era? Ma no, ma come persona, ecco, Mario era un po' così, un po' chiacchierone, un po'... ma non avrei mai immaginato di uno che potesse arrivare a compiere un gesto del genere, questo non ho mai sentito di episodi... capito. Tra l'altro lui ha anche due figlie, un altro ragazzo, tre figli, sì, tutto. Tre figli. Mari, ecco, una famiglia come anche i bambini riservati, perché anch'io ho tre figli, ma non hanno mai avuto cose, perché bene o male, sa, i bambini si trovano così. Però i loro non hanno mai avuto, non sono mai stati... lasciati un po' liberi di andare con i bambini del vicinato, diciamo. Quindi i figli di Bossetti erano sempre in casa? Esatto, sì, un po', dico, nel recinto. Ah, temeva qualcosa, forse? Bah, non lo so, forse, non so se era per la madre o così, questo non posso dire. Diciamo che non è che avevano tanto... tanti rapporti, sì, ecco. Ecco, ma visto che la storia di Yara Gambirasio comunque ha avuto, certo, un eco esatto, nazionale, voi avete mai parlato di questo caso insieme? No, ecco, questo qui non ho mai avuto occasione, non mai... mai un commento? Mai, mai, mai. Non è mai successo che si parlasse. Ho detto, anche perché non c'era proprio poi quel rapporto di vicinato, cioè, ci si salutava sempre. Lui non ha mai cambiato stile di vita, è sempre, no, per quanto le ne sa. No. Questo non è mai successo. Ma il signore che lavoro fa? Fa muratore. Fa muratore e sa per caso stato in cantiere appunto della zona? Cioè questo cantiere di Mappello, esatto. Secondo... ma cioè... io non credo che era di in quel posto lì, come si diceva. Che avesse... però ha un'azienda edile? Sì, 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 sì. Che quindi avrebbe... sì. Ma dei dipendenti? O... no. A tutto penso artigiani, a chiamata, ecco. Piastrellista potrebbe essere, non lo so, perché... vabbè. Sì, sì, lui può chiamare qualunque, sì, dall'idraulico all'elettricista, sì, sì, no, lei non sa se insomma se l'azienda, la sua azienda edile ha lavorato poi nel cantiere di Mappello? Ma questo non credo, perché lì penso che c'era un'azienda già più grosse, lui è un artigiano praticamente, okay. Non è un... però i cantieri li conosceva, ecco, sì, sì, settore. Sì, questo sicuramente, questo è poco ma sicuro. Senta, quando lei ha detto prima un tipo chiacchierone, però nello stesso tempo dice una famiglia riservata, sì, mi può spiegare cosa significa? Con lui ci si parlava, cioè era, ho detto, parlava un po' di cose che magari, però dopo un po' alla grande, ma poi dopo alla fine era... carattere generale, insomma. Poi dopo, però... ma non cose personali. No, quello no, non...
Ma aveva qualche interesse a parte il lavoro? Faceva qualcos'altro? Questo no. Non aveva qualcosa degli amici. E questo non lo so, ma non mi sembra che fossero proprio dei interessi particolari, no. E senta, riguardo al suo passato, ne ha mai raccontato qualcosa? No, questo non. Non no. Cioè la sua infanzia? No. Non so niente. Questa sua gemella, sa dove abita? Questo non sapevo neanche io che avesse una gemella. No, questo non lo sapevo. Vabbè.